la moglie di Rutherford, che ha detto che non vuole nessuno in casa. Staremo a vedere. Sarà interessante sapere cosa cucinerà. Loro hanno detto che lo vogliono, esatto, ma hanno detto che lo vogliono comunque diffondere, non si sa se su internet o su attraverso dei canali ufficiali, ma se lo fanno hanno già promesso che ce lo faranno vedere in un modo o nell'altro. Prima della 4%, solo un aggiornamento per quanto riguarda il programma sportivo sulla 2. Dopo questo collegamento, dunque fra 7-8 minuti, ci sarà la differita dell'incontro fra Wawrinka e il coreano Chung, una differita che durerà... al tennis US Open, sarà Federer con il belga Darcis. Questo per quanto riguarda il programma sul nostro canale, mentre ora siamo vicini alla 4% femminile. Ma prima di andare a vedere le protagoniste di questa staffetta che concluderà la serata, permettimi di ricordare anche i vincitori di delle gare che non abbiamo visto. Abbiamo già citato l'indoor salto in con l'asta ieri in stazione, che non era valido per la Diamond League, però Cristina Svanitz ha vinto il peso, lei aveva già in tasca la Diamond Race, così come la Bartoletta, la campionessa del mondo per quanto riguarda il salto in lungo. Bartoletta che comunque non ha vinto la gara, che è stata vinta invece dalla Spanovic, e poi Urbanek, il secondo dei mondiali, si è imposto nel lancio del disco. Diamond Race vinta invece da Piotr Malachowski, il campione del mondo in carica. E ora andiamo a vedere la staffetta, la 4%. Ve l'abbiamo detto, due svizzere impegnate, c'è anche una ticinese in pista, Ayla Del Ponte, che sarà la seconda frazionista della nazionale under 23, 19 anni, si è qualificata proprio per questa serata grazie al titolo nazionale under 20 conquistato nel fine settimana. Avete visto inquadrato la ragazza norvegese, addirittura non giovane di più, a 16 anni, ne fa 17 domani, la prima frazionista, la Roningen, campionessa norvegese juniori dei 100, un tentativo forse dell'allenatore di farle fare esperienza, chissà, di certo una bella esperienza anche per le rossocrociate, la Weiss, la Keller, la Dagri e la Del Ponte in prima corsia per quanto riguarda la staffetta under 23, mentre in corsia numero 6 le rossocrociate, che vedono al via per l'ultima volta, oltre a Mujinga Kamugi, Sara Accio e Marisa Manci, la Lea Sprunger, che ha deciso dal prossimo anno di abbandonare la staffetta per concentrarsi sui 400 ostacoli, disciplina che ha dimostrato di poter padroneggiare. Tredicesima ai mondiali, eliminata in semifinale, una disciplina che fa solo da quest'anno, dunque davvero una perdita importante per coach Laurent Meubli, ma che comunque potrà sostituirlo con altre atlete. Vedete intanto inquadrata proprio Marisa Lavanchy, ricordo il record svizzero di 42,94 stabilito l'anno scorso a Losanna, mentre il record under 23 di 44,24 quando in pista c'erano anche Noemi Zberen e proprio Sara Accio, che in questo momento fa parte invece del quartetto maggiore, chiamiamola la nazionale maggiore, un po' come facciamo nel calcio. E dunque loro saranno in corsia numero 6, in corsia numero 4 gli Stati Uniti, in corsia numero 5 la Giamaica, dunque le prime due squadre del mondiale. Lo ricordiamo, la Giamaica aveva vinto in 41,07 davanti a statunitensi e a Trinidad e Tobago, che occupa la settima corsia, mentre sono partita molto bene la rappresentante di Trinidad e Tobago. Viene il cambio delle rossocrociate anche in prima corsia, la Svizzera under 23 con impegnata la ticinese Ayla Del Ponte, che dal prossimo anno sarà proprio seguita da Meubli, che andrà a studiare a Losanna, dunque sarà seguita dal coach della nazionale, la nazionale maggiore che prosegue nel suo cammino, mentre davanti a tutte ci sono le giamaicane. Si alza ancora una volta il pubblico, Shelly-Ann Fraser-Pryce conclude in 41,60, nuovo record del meeting, vicino anche alla miglior prestazione mondiale stagionale di 41,07 ottenuta proprio a Pechino. Avrebbero vinto la medaglia d'oro anche con questo tempo le giamaicane, perché le seconde hanno fatto 41,68. Allora andiamo però a vedere anche i risultati delle altre
Allora, gli statunitensi 41-83, tra l'altro 41-60 anche un record della Diamond League, un po' strano considerarlo un record della Diamond League visto che non è una disciplina della Diamond League. 43-10 per la Svizzera, dunque ottimo tempo, 42-94 il record svizzero, siamo a soli 16 centesimi. E lo ricordo, non c'è Elena Sprunger, infortunata per tutta la stagione, che faceva parte del quartetto di questo record, non ci sarà più Lea Sprunger dalla prossima stagione, subentrata Sara Accio, la migliore delle promesse, delle più giovani rossocrociate. 45-03 invece per l'altra staffetta rossocrociata, che si piazza in settima posizione. 45-03, dunque a poco meno di un secondo dal record svizzero. Ricordiamo ancora una volta l'unica ticinese presente nel meeting vero, e lo metto tra virgolette perché comunque abbiamo visto delle batterie in precedenza, tra l'altro anche con Noemi Zberen, la stessa Lea Sprunger nei 400 ostacoli, davvero molto molto importante. Allora Ayla del Ponte, unica ticinese presente nella fase più importante del meeting, e mentre con le immagini vediamo la totale e poi adesso ci concentriamo proprio, vedete la Accio con i fiori, la Mujinga Kambunji con la bandiera svizzera. La stagione sta per concludersi, alcune di loro torneranno a Bruxelles.